Sì, parlare del Festival di Torino è sempre piacevole perché è un festival che nel corso degli anni ho seguito parecchie volte, penso almeno una decina di volte, fin dagli anni 90, e devo dire che è un festival che è cresciuto sempre più. Io lo considero il secondo festival italiano dopo Venezia, quello più organizzato, quello più stimolante anche da tanti punti di vista, sia dal punto di vista della retrospettiva che anche da quello della proposta filmica, perché ci sono tante proposte in termini quantitativi, ma anche e soprattutto a livello qualitativo. Quindi è molto piacevole, interessante e stimolante seguire il Festival di Torino. E seguirlo in veste di critico cinematografico è sempre bello. E cosa fa il critico cinematografico? Diciamo che ormai si scrive di cinema un po' ovunque, perché mentre un po' di anni fa il punto di riferimento principale erano i giornali, diciamo cartacei, i quotidiani, i settimanali e i giornali specializzati di cinema, ormai con internet abbiamo un discorso proprio onnicomprensivo a 360 gradi e quindi scrivono un po' tutti di cinema, nel bene e nel male. Io faccio parte del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici e noi praticamente cerchiamo di seguire un po' una certa etica professionale, però ritengo che molte volte anche dai siti internet, anche dai blog, ci siano delle cose molto interessanti che vengono scritte e penso che sia anche bello avere un contatto anche in luoghi non tradizionali. E diciamo che il critico dovrebbe indirizzare il gusto del pubblico, parlare anche di film che toccano la storia del cinema e dare delle indicazioni anche di lettura cinematografica, perché l'altro grande elemento che manca probabilmente in Italia è che noi praticamente a scuola impariamo anche alcuni discorsi di grammatica, ma dal punto di vista della letteratura, ma non ci viene insegnato niente dal punto di vista della grammatica del film. E vedere un film conoscendo alcuni passaggi importanti dal punto di vista della sceneggiatura, del montaggio, delle riprese, penso sia importante per avere una visione più attiva del film stesso e anche più critica come spettatori, insomma. Sì, beh, diciamo che io una volta scrivevo questo discorso del rapporto carta stampata online, una volta scrivevo sul quotidiano di Venezia, perché io vengo dall'area veneziana, che era il Gazzettino, adesso io faccio parte di un'associazione nazionale di Cineforum, quindi è una cosa molto, molto bella perché da un certo punto di vista noi organizziamo delle rassegne cinematografiche con anche i vecchi schemi, no? Cioè nel senso di un'introduzione al film, un dibattito, un incontro appunto attivo alla visione del film stesso. Dall'altra parte scrivo però sia su riviste cartacee che su discorsi online. Per esempio io sono qui accreditato per una rivista online che si chiama nonsolocinema.com e penso che anche questo ti dà quell'immediatezza anche perché ormai i quotidiani hanno uno spazio molto limitato alla critica cinematografica e le riviste specializzate magari escono a livello settimanale o molto spesso mensile e quindi non hanno quel contatto immediato tra l'uscita del film e la critica stessa. E seguendo il discorso online, questo diventa molto, molto importante e stimolante, insomma. Però è bello seguire entrambe le cose perché da un certo punto di vista con il discorso online puoi fare un ragionamento anche immediato e invece puoi anche fare un approfondimento maggiore, avendo una riflessione, magari uno studio in più dal punto di vista cartaceo e questo mettendo insieme entrambe le cose penso che ci sia anche un completamento del testo, dell'approccio al film stesso. Diciamo esistono i libri di cinema in senso ampio del termine,
perché dal punto di vista più che critica si tendono a fare film, cioè libri collegati all'educazione all'immagine, quindi alla grammatica dell'immagine, che però sono testi anche molto specialistici, quindi bisogna cercare di essere un po' così, andare più incontro alle esigenze non solo dal punto di vista dello studio, ma anche così della partecipazione. E quindi ci sono libri che toccano filmografie, toccano registi, toccano attori, e quindi sono monografie interessanti da questo punto di vista, perché permettono di approfondire un tema, una cinematografia, un autore, un'attrice, e un po' a tutto tondo, insomma. Allora, io ho appunto realizzato questo libro su Alida Valli, che si intitola Alida Valli, da Pola a Hollywood e oltre, che mette in evidenza come intanto le radici di Alida Valli, che sono quelle, lei era nata a Pola nel 1921, quindi in Istria che in quel periodo era appunto italiana, e questo è un punto di riferimento molto importante anche proprio per il suo sviluppo poi successivo, soprattutto come persona. Chiaramente poi nella sua carriera lei ha interpretato tantissimi ruoli e diciamo che ha cominciato prestissimo a recitare, perché il suo primo ruolo è del 35, quindi aveva 14 anni. Il suo primo ruolo da coprotagonista è del 37, è stata tra le prime allieve del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, che era nascente in quel periodo, e in questo primo film è da sottolineare che è il primo film dove lei nei titoli di testa appare come Alida Valli, perché Valli non è il suo cognome, lei ha un cognome di natura mitteleuropea, perché lei era nobile di origine, quindi si chiamava Altenburger, che quindi è un cognome particolare, e questa Mario Bonari, il regista del film Il feroce Saladino, cerca nell'elenco telefonico un cognome adeguato e insieme decidono di farla chiamare Valli. E quindi da lì parte la sua carriera, che parte da un po' dai telefoni bianchi, poi una svolta molto importante nel 1941 col film di Mario Soldati, Piccolo mondo antico, e poi nel dopoguerra comincia questa avventura americana. Lei viene appunto presa da un produttore americano e gira 5 film negli Stati Uniti, tra cui i primi due sono particolarmente interessanti. Il primo è Il caso Paradine di Alfred Hitchcock, dove ha come partner Gregory Peck, e poi un altro film che secondo me è interessante anche nella storia del cinema, Il terzo uomo di Carol Reed, assieme a Orson Welles, grande interprete ma anche soprattutto grande regista, e Joseph Cotten. Poi Alida Valli ritorna in Italia, e il suo ritorno si colloca un'altra svolta fondamentale della sua carriera, che è quella forse dell'interpretazione sua più significativa, In senso, di Luchino Visconti, dove interpreta la Contessa Serpieri, un film ambientato appunto nel periodo del Risorgimento, e certamente il rapporto tra un autore come Luchino Visconti, che è un autore diciamo molto rigido, molto, che segue anche molto la sceneggiatura, come si diceva, no, a livello di sceneggiatura di ferro. E per quanto riguarda Alida Valli, questo incontro è stato prezioso e particolare. È nato un po' sotto l'egida di Mario Soldati, con il quale Alida Valli stava girando un film precedentemente a Venezia. Lì si sono incontrati e conosciuti con Luchino Visconti. Però, per esempio, Alida Valli in alcune sue interviste dice che con Luchino Visconti lavoravano moltissimo a tavolino, cioè c'era una preparazione molto molto precisa a tavolino, mentre poi dal punto di vista delle riprese
Visconti lasciava un minimo di libertà anche all'interpretazione. Quindi diciamo che Alida Valli è sempre stata un'attrice che ha sposato soprattutto i progetti, no? Nel senso che lei, indipendentemente che doveva fare un film da protagonista o un piccolo ruolo, una volta che appunto gli piaceva il progetto, lei si buttava a capofitto in questa direzione, affidandosi indubbiamente molto alla guida del regista, ma anche seguendo diciamo, la sua vocazione o comunque la sua anche grande esperienza, perché lei ha percorso, si può dire, dal 1936 tutto il Novecento, interpretando più di 100 film. Allora, diciamo che per quanto riguarda la carriera di Alida Valli, noi dobbiamo mettere in evidenza due grosse particolarità. La prima è quella relativa alla sua grande internazionalità, nel senso che Alida Valli è stata una grande interprete di cinema italiano, ma era molto conosciuta all'estero. Dopo la sua esperienza americana e grazie anche alla dimensione internazionale di un film come Senso, lei ha girato in tantissimi paesi, soprattutto in Francia. Ha girato in Francia, dove era molto amata, molto conosciuta, anche in film particolari come Occhi senza volto, che è un film che, visto con gli occhi di adesso, anticipava probabilmente i tempi, anticipava una situazione che poi quasi almodovariana, no? per altri passaggi. E quindi lei era molto amata, per esempio io mi ricordo un incontro con Margarete von Trotta, regista tedesca, che diceva che in Germania era molto amata, e lo stesso lei aveva girato anche molto in Messico, ma anche in altri paesi europei. Quindi Alida Valli è un'attrice che era tra le più conosciute all'estero a livello nazionale, quindi aveva una dimensione sicuramente di grande rilevanza. L'altra particolarità di Alida Valli è la sua estrema versatilità, perché nel corso della sua carriera troviamo dei ruoli, diciamo, classici, ma anche dei ruoli che uno non si aspetta nella sua filmografia. E il caso di Berlinguer Ti voglio bene è particolarmente significativo, film che poi non era stato proposto originariamente a lei, ma ad altre attrici, che nessuno voleva fare. E lei in quel periodo non solo gira il primo film con Benigni protagonista, un film con Giuseppe Bertolucci, con il quale poi è da dire che con i fratelli Bertolucci, sia Bernardo che Giuseppe, lei girerà parecchi film. Quindi è una direzione nella quale si affidava in maniera abbastanza ampia e si è sviluppata nel corso di numerosi film. Però gira anche con Dario Argento, film come Suspiria, film di genere, diciamo, film che vanno dal giallo al thriller, un po' all'horror. Quindi lei praticamente riesce a toccare delle corde che usualmente molte attrici della sua generazione non fanno. E quindi questa è una qualità particolare, ulteriore, che le dà questa dimensione di grande qualità. Noi come CINIT, Cineforum Italiano, ormai da 10 anni facciamo un concorso per studenti universitari che vogliono provare a scrivere una recensione. Assieme al sindacato critici, i migliori li ospitiamo una settimana alla Mostra del Cinema di Venezia, gli diamo l'accredito e facciamo uno stage di scrittura cinematografica. E questa è una cosa molto bella e interessante, poi li facciamo scrivere in alcune nostre riviste online. Per quanto riguarda il consiglio a chi vuol diventare critico cinematografico, qualcuno direbbe meglio evitare perché è molto difficile, però diciamo che l'approccio importante è quello di andare al cinema, però di fare delle letture importanti precedentemente, perché la visione del film deve essere vista attraverso uno schema, determinati studi che ti permettono di approfondire questa visione un po' a tutto tondo, insomma. E chiaramente è importante sapere che cosa c'è dietro la macchina da presa, come si sviluppa anche tutta la macchina cinema, perché è vero, c'è il regista, ma c'è sempre un lavoro di grande
equip, perché ci sono tanti professionisti, dal direttore della fotografia a chi segue il montaggio, la scenografia. Quindi il prodotto finale è un po' un mosaico di tante realtà, di tante situazioni, e conoscere bene dal punto di vista degli studi cinematografici, ma anche la macchina cinematografica, è senz'altro utile e prezioso poi per scrivere di cinema.